Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video qui sul mio canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di gaming. Nella fattispecie vorrei rispondere a una domanda che mi sto facendo da un sacco di tempo. Nel 2021 ha ancora senso acquistare un computer e magari spendere 1000-1500 euro quando dall'altra parte con soli 500 euro possiamo acquistare una console come questa? Scopriamole assieme dopo l'intro. Ed eccoci qui ragazzi sul mio setup aggiornato. Iniziamo un attimo con spiegare cosa ho fatto per far sembrare o comunque avere il feeling di un computer con la mia Xbox Series X. Prima di tutto ho acquistato un monitor Asus ROG da 170 Hz, d'accordo? Non sono sfruttabili al massimo perché la nostra console arriva al massimo a 120, ma con il computer mi godo anche i 170 Hz e usandolo per entrambi va benissimo così. Quindi ho acquistato questo bellissimo monitor Asus ROG PG, è un sacco di numeri che non ricordo, magari vi lascio il link in descrizione se siete interessati ad acquistarlo, e ho chiesto ad Asus di aiutarmi con delle periferiche wireless. Nella fattispecie abbiamo questa bellissima Asus ROG Claymore 2, ragazzi questa tastiera è davvero una cannonata. Se volete saperne di più magari fatemelo sapere, faremo un video dedicato perché c'è molto altro dietro questa bellezza. E Asus non si è accontentata, mi ha mandato anche questo bellissimo Asus ROG Impact 2, ovviamente wireless. Entrambi sono collegati tramite dongle wifi alla mia Xbox Series X e come potete vedere posso utilizzare l'Xbox senza il controller e quindi fare il tutto con la mia tastiera e mouse. Come potete vedere ci basterà fare così, il nostro gioco si lancerà, schiacciando il tasto Windows potremo tornare indietro e sembra proprio di stare usando un computer, quindi già qui nella schermata iniziale abbiamo questo feeling stile computer, cosa che invece non avremo mai con un Xbox è la fatidica schermata blu. Infatti una delle cose che odiavo di più del mio vecchio computer da gaming è che ogni qual tanto ovviamente bisognava formattarlo o comunque avere una manutenzione molto diversa per quanto riguarda il computer piuttosto che una console. Come sapete bisogna smontarlo, togliere la polvere, eccetera. Qui invece ragazzi siamo sempre pronti a partire, quindi monitor Asus, tastiera e mouse Asus collegate alla mia Xbox ci permetteranno di giocare a 120 fps fissi. E ragazzi, voglio sapere quanti di voi riescono a giocare a 120 fps fissi con il proprio computer che non costi più di 500 euro. Quindi già qui avete capito qual è il punto del discorso. Mi sono anche dimenticato di dire una cosa, perché non solo stiamo giocando a 120 fps ma anche in 2K, per questo ho scelto Xbox Series X piuttosto che PlayStation. Purtroppo PlayStation riesce ad uscire a 1080 o 4K, quindi con un monitor del genere sarei stato costretto ad utilizzare il 1080. So che alcuni monitor però hanno una sorta di feature che riescono a ricevere il segnale in 4K e fare il downscaling, finché Sony non si deciderà a mettere il 1440 nativo direttamente dalla console. E ora voi mi direte: d'accordo Matteo, hai una super console, giochi a 120 fps, ma io ho tutti i miei amici su Discord e non ci posso parlare con l'Xbox. Ed è qui che ti stai sbagliando, perché semplicemente acquistando le cuffie ufficiali Microsoft per Xbox potremo collegare due dispositivi alle nostre cuffie. Nella fattispecie potrai collegare il tuo computer o magari il tuo cellulare, quindi scaricare Discord e parlare con i tuoi amici mentre giochi a Call of Duty o qualsiasi altro gioco. Questa ragazzi è una pro tip che non molti di voi sanno, vero? Ed eccoci qui ragazzi in game, come potete vedere il gioco va che è una meraviglia, sto giocando con tastiera e mouse senza nessun problema. Purtroppo voi non potete vedere i 120 fps che mi sto godendo io in questo momento perché il video è registrato a 24, quindi abbiate pazienza, ma vi garantisco che non c'è un scatto neanche pagandolo, e come vedete si fragga che è una meraviglia. Tra l'altro hanno appena aggiunto la possibilità di aumentare il campo visivo anche su Call of Duty Cold War, e come vedete l'ho appena aumentato a 120. In questo modo posso vedere più schermo e vedere i miei nemici anche quando magari prima non riuscivo a vederli perché appunto lo schermo era più ristretto.
Quindi ragazzi, come potete vedere, abbiamo un sacco di feature che avremo anche con il computer, anche usando la console. Quindi ragazzi, voglio dirvi questa cosa: io non sto dicendo che una console oggi è meglio del computer, sto dicendo che per molti di noi che magari giochiamo casualmente ogni tanto non è più necessario spendere chissà che cifre per un computer, quando con una console si riescono ad ottenere queste prestazioni davvero incredibili. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, perché sono molto curioso di sapere i vostri pensieri, se secondo voi sono pazzo o se magari avete scoperto una cosa di cui non sapevate l'esistenza e comunque non pensavate di poter usare una console in questo modo. Io sono molto soddisfatto. Voi? Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel like e magari iscrivetevi al canale, che per voi è gratis ma per me vale moltissimo. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, dove sono attivo tutti i giorni con nuovi contenuti. Io sono NB4K, questo è il mio canale YouTube, ci vediamo in un prossimo video, ciao!